Regge della Croce il corteo con tutti i sacerdoti, i seminaristi e le persone consacrate, di vita consacrata, poi tutti i sacerdoti, sono veramente tanti, oltre 200-230 circa, e per finire i vescovi di Sicilia, perché in concomitanza con questo importante rito anche i vescovi siciliani sono qui a Ragusa. Nei giorni scorsi hanno tenuto la consueta assemblea primaverile ed ora sono qui per ordinare tutti insieme, tutto l'episcopato siciliano, ordinare Monsignor Paolo Urso, vescovo della diocesi di Ragusa. Prime file ci sono i parenti di Monsignor Urso, le sorelle, ci sono anche tutti gli amici che vengono dalla diocesi di Acireale. Nel transetto trovano invece posto i sacerdoti, sull'altare, sul presbiterio invece ci sono i vescovi di Sicilia insieme ad alcuni sacerdoti che hanno un particolare ruolo nella chiesa ragusana ed acese, tra cui il collegio dei consultori, ai quali verrà consegnata la lettera che il Papa ha spedito a Monsignor Paolo Urso per informarlo della sua elezione a pastore della diocesi iblea. La processione è molto lenta appunto perché c'è tantissima gente anche all'esterno che sta seguendo. La giornata non è delle migliori, ma anzi ha consentito di poter vedere dall'esterno la celebrazione grazie a due grandi maxi schermi montati sul sagrato della cattedrale. Oltre ai vescovi siciliani che hanno ruoli nelle varie diocesi, quindi sono titolari, ci sono anche i due vescovi ausiliari, ma anche a qualche vescovo emerito, quindi qualche vescovo diciamo così che è andato in pensione per raggiunti limiti d'età, quindi che ha superato i 75 anni. E tra questi c'è sicuramente il cardinale Salvatore Pappalardo, per tanti anni arcivescovo di Palermo e che egli stesso a suo tempo ordinò Monsignor Angelo Rizzo, vescovo di Ragusa, parliamo di 28 anni fa, siamo nel 1974. Nei vescovi, tra i vescovi, non c'è Monsignor Angelo Rizzo perché sta poco bene, questo era già prevedibile che non fosse presente. Poi nel corso della liturgia vedremo anche che egli ha mandato un messaggio per voler essere vicino a questo suo successore, perché ricordiamo Paolo Urso è il quarto successore al soglio apostolico qui a Ragusa, quindi all'episcopato ragusano, che conta primo vescovo Monsignor Baranzini, che in un primo tempo fu vescovo di Siracusa e di Ragusa quando vennero separate le due diocesi, fu Michele Francesco Pennisi a reggere la diocesi ragusana, il terzo Angelo Rizzo fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, ed ora prenderà pieno possesso della sua diocesi Paolo Urso. Perché proprio in questo momento in fondo alla cattedrale è entrato il corteo dei vescovi, accanto al quale c'è il nuovo pastore della nostra diocesi, Monsignor Paolo Urso.
ultimi momenti per la sistemazione dei sacerdoti nel transetto e poi avrà inizio la celebrazione della Santa Messa. Una Santa Messa particolare perché prevede due momenti fondamentali, quello dell'ordinazione e poi la presa di possesso della cattedra dalla quale il Vescovo ha la facoltà di insegnare ed è il segno più visibile dell'insediamento appunto del nuovo pastore. Le corali cantano venite, applaudiamo il Signore, alleluia, alleluia, roccia della nostra salvezza, alleluia, alleluia. Ed è il canto di tutta la diocesi in festa che saluta l'Episcopato siciliano quasi al completo e saluta tutti i sacerdoti che insieme al popolo di Dio oggi qui a Ragusa assistono all'ordinazione di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Urso. Da tempo tanti vescovi non si vedevano in questa cattedrale ragusana. È uno spettacolo chiaramente anche di colori, di sensazioni, di emozioni. L'unico vescovo ragusano è Monsignor Ferraro e anche lui tra tutti i vescovi che imporranno le mani, il segno del sacramento, imporranno le mani sul capo di Monsignor Paolo Urso e il Cardinale Salvatore De Giorgi, il Presidente dell'Assemblea, ma tra i Vescovi c'è anche un altro cese e Monsignor Paolo Romeo, Nunzio Apostolico in Italia, anche lui appunto della diocesi di Monsignor Urso. Tutti i Vescovi hanno preso posto sul presbiterio, si stanno accomodando proprio per dare inizio alla celebrazione eucaristica. Il Cardinale De Giorgi insieme ai ministri, al cerimoniere della curia che è Don Gino Alessi incensano l'altare per avere inizio la celebrazione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Quale il Santo Padre Giovanni Paolo II, il 16 febbraio 2002, lo ha eletto Vescovo di Ragusa. È presente il Cancelliere della Curia, che poi farà il verbale. Il Diacono legge la lettera apostolica all'Assemblea. Giovanni Paolo, Vescovo, servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Paolo Urso, finora vicario generale nella diocesi acese, eletto vescovo di Ragusa, salute e apostolica benedizione. Noi, esortando ardentemente tutti i fedeli di Cristo alla pienezza della vita cristiana
e alla perfezione della carità, rivolgiamo ora particolare sollecitudine alla comunità ragusana, il cui ultimo vescovo, il venerabile fratello Angelo Rizzo, ha abdicato all'incarico di reggerla. Ci affrettiamo dunque ad assegnare un nuovo pastore alla comunità ecclesiale ragusana. E tu, diletto figlio, che hai già svolto un'altissima opera pastorale nella diocesi acese, ci sembri degno di assumere tale carica. Perciò, accolto il parere della Congregazione per i Vescovi, per l'apostolica potestà nostra, ti nominiamo Vescovo di Ragusa. Ora la celebrazione continua con la richiesta di perdono. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa. La prima lettura è stata letta da un seminarista. Invece a cantare il salmo responsoriale è il dottore Giuseppe Antoci, responsabile dei beni culturali della diocesi di Ragusa. Mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi ha affidato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi
chiederanno al cardinale che presiede la celebrazione eucaristica l'ordinazione, ma lo faranno a nome della Chiesa ragusana. Il cardinale chiederà se c'è il mandato del Papa, che per 28 anni si è donato totalmente ed esclusivamente con appassionata carità pastorale alla Chiesa ragusana, che a lui si stringe con affetto come gli anziani di Efeso all'apostolo Paolo a Mileto, grata anche per l'offerta della sua sofferenza. Ma la vostra presenza manifesta soprattutto la legittima gioia e la soddisfazione grande, la profondità del mistero che investe questo nostro fratello Paolo e immensamente lo trascende, sebbene abbia bisogno della sua umanità per realizzarsi nel ministero. Inviato dal Padre, con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Discepolo di Cristo, da oggi sei anche l'araldo lungimirante, il testimone fedele, il maestro autentico, il custode vigile e il difensore coraggioso della fede. Tra i principali uffici del vescovo, insegna il Concilio, eccelle la predicazione del Vangelo. Di quel Vangelo che fra poco significativamente sarà posto sul tuo capo e che tu annunzierai a tutti con la forza dello Spirito, facendolo precedere dalla luce della tua testimonianza personale. Sii tu il Vangelo vivente, in dialogo con tutti, con chi crede e con chi non crede, con quello stile missionario e con quello spirito ecumenico che in un contesto secolarizzato e pluralista come il nostro è il varco obbligato della nuova evangelizzazione. La tua vasta ricchezza culturale, espressa in tanti scritti e sempre in assoluta fedeltà al Magistero, ne è la più sicura garanzia. Rivestito della pienezza del sacerdozio, da oggi sei il gran sacerdote che rende presente in mezzo al suo popolo l'unico pontefice e mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, non solo nella celebrazione dei sacramenti, soprattutto dell'Eucaristia, per la glorificazione del Padre e la santificazione dei fratelli, ma anche e prima ancora nella preghiera e nella contemplazione, anima dell'azione apostolica, quale sorgente di santità per te e per il tuo popolo. Così la Chiesa di Ragusa crescerà. A sua eminenza reverendissima, il signor Cardinale Salvatore Pappalardo, mio venerato predecessore, per il 61° anniversario dell'ordinazione presbiterale. Anche qui l'applauso al cardinale Pappalardo, cardinale che ha fatto la storia degli ultimi anni della Chiesa siciliana in momenti anche molto difficili per l'Episcopato siciliano e per tutta la Chiesa siciliana. Auguri ad amultos, ad plurimos annos. Da guida è un giovane seminarista, si chiama Francesco Graziano, è entrato proprio quest'anno in seminario, quindi al suo primo anno, e guida l'assemblea. Ora il cardinale si siederà ed accoglierà le promesse del futuro vescovo tra qualche minuto, Monsignor Paolo Urso. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero.
Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. San Martino, Santi Cirillo e Metodio, per Cristo nostro Signore. Con l'imposizione del libro dei Vangeli sul capo dell'ordinando si vuole mettere in luce la predicazione della parola di Dio come principale compito del vescovo. Adesso è l'arcivescovo di Catania, Luigi Buonmarito. Anche egli già raggiunti 75 anni. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Sua Eminenza il Cardinale consegna le insegne episcopali al Vescovo Paolo. L'anello, in segno di fedeltà alla Chiesa sposa di Cristo. Signor Paolo Urso, che ha preso la presidenza dell'assemblea, sull'altare alza in alto il grande calice al quale berranno tutti i sacerdoti, tutti i vescovi concelebranti di questa assemblea. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Perché è giusto ricordare che oltre a noi sono intervenuti nel servizio i nostri fratelli scout dell'associazione Guide Scout Cattolici Italiani e la GESC, che sono stati all'altezza, se non oltre, della situazione così come sempre. Per noi è, ripeto, e resta e resterà un momento estremamente importante. Che Dio ci dia semplicemente la grazia di gustarlo da oggi fino ai prossimi anni a venire. In questo mondo che cambia, noi siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, la parola folle del Vangelo, l'amore di Dio. È la grande e bella notizia di cui siamo debitori davanti al mondo.